Eccovi, buonasera, buone feste sempre a tutti. Allora, carico, pronto. Allora, vediamo 5 nomi a casa velocemente. Pac! Perfetto, uno di questi 5 è il personaggio segreto, 100.000 euro in palio, 5 talentuosi giocheranno con noi per scoprire chi è questo personaggio. Avete già un indizio, ve ne daremo tanti altri, giocate con noi a Cultura Moderna, ma partiamo sempre da lei, signori, con lei che non legge mai, Lauretta! Quarto concorrente, forza Laura! È il momento di dedicarci e di guardare i giochi di prestigio di Carlo Ramunno. Ah, un prestigiatore! Eccolo! Eccolo qua il nostro Bonois. Allora, lui è un prestigiatore, si chiama Carlo, ha questa, somiglia un po' a Paolo, no? Te l'avranno già detto? Sì, te l'hanno detto, forse è anche una dialettica un po' come Bonois, che è bravissimo nel suo lavoro. Vero, fai sentire la tua dialettica? Perfetto, è uguale, è bravissimo. Questo è bene. Allora, tu sei, nasci come prestigiatore? No, lo faccio per passione. Ah, sono amatore, io pensavo fossi un prestigiatore professionista. No, amatoriale. Hai figli? Hai cominciato con i figli? Ho un figlio. Hai iniziato con lui o già facevi? No, facevo qualcosa da bambino. Poi di solito con i bambini si gioca. Voglio solo dire una cosa. Prego. Il gioco di stasera sembrerà un po' stupido. No. Ma c'è una difficoltà estrema perché no, diciamolo dopo perché io conosco la magia. Dai, poi se veramente quello che dice è vero lo faremo capire anche al pubblico. Forza mana, mana. Signore e signori, mana, mana. Tina, la mia gallina, mana, mana. Apparire un uovo, tanto io non tocco nulla, no? Sì. Vedi, il cappello è anche controllabile, ha fatto apparire un uovo, dopodiché una piuma da una gallina che ha fatto sparire un foulard e c'era una cosa che lui giustamente ha detto prima, che era, che vocabolo hai usato? Veramente? Una difficoltà estrema. Esatto, la difficoltà estrema era mettere questa giacca, no? Questo nome. No. Perché era larga, vedete? No, questo è stato un numero molto bello. No, la difficoltà estrema stava che far covare delle galline in questo periodo che fa freddo, gli si gela. Bene, da 3 punti siamo scesi a 0. Ecco. Hai rovinato tu. Ma come? Hai ripartito bene. Su, posso, mi permetto? Sì, sì. Vedete? Oh, vedi? Bonolisi col cappello. Vediamo quanti indizi, forza! Esperto, cancella la battuta! Oh, mamma mia! No, hai rovinato con la battuta. Allora, ti spiego una cosa. Il nostro esperto dice sempre, Teo, se sono bravi, bene. Se la presenza fisica o la simpatia non è unito all'arte che fanno, io li penalizzo. Leggiamo l'indizio, leggiamolo. La mia specialità sono i ritratti. Perdonami, mi fai ridere. La mia specialità sono i ritratti. Di chi stiamo parlando? Di un personaggio che forse fa ritratti, chi lo sa. Da quella parte, Mago Carlo. Grazie. E adesso, attenzione, il mago. Fai questa magia, 30 secondi regia, facciamoli vedere, forza. Ma come fai a sbagliare? Al mare mi sembra un zanico, sono stato un bravo bambino, ho superato un brutto momento, non ti cano un taco, a chi sorriderò se non a te?
mi dichiaro sempre con fierezza, sono nato il 7 di aprile, il mio mestiere è insegnare, ero un eroe, la mia specialità sono i ritratti, sono un famoso re di Spagna, questo ti aiuta. Buonasera in greco, non sono diventato famoso grazie a Maurizio Costanzo. Forza, 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 forza! Concentrati. Allora, Carlo, tu arrivi qua, mi fai un giochino di magia, ti prendi un punto soltanto e hai possibilità di portarti a casa la vittoria. Sarebbe una favola che si chiude alla grande. Vediamo i nomi. Alfonso Signorini, Lele More e Vittorio Sgarbi. Chi di questi ha avuto un brutto momento? Chi ti ricorda di questi che è un personaggio, diciamo così, non lanciato da Maurizio Costanzo? Io non posso parlare, ma me lo devi dire tu. Ti ho detto troppo, forse già, perché sei tu a dover ricordare, forse. Secondo me, Lele More. Non devi dirlo ora, adesso lo puoi dire, ma dopo lo devi confermare. Perciò ti dico, pensaci, perché tra pochissimo hai 10 secondi. Lele Mora. Lele Mora? Ah, prima del countdown mi parti così, me l'ha confermato. Signori, sarà lui il campione? Prego Laura, vediamo. Per 100.000 euro. Ragazzi, colpo di scena. Allora, non è Lele Mora. Non è Lele Mora. Teo, prima di andare via posso fare un saluto ai miei bambini? Ma certo, come si chiamano i tuoi bambini? Allora, voglio salutare i bambini della, della società Real Borgogna e sono bambini di 8 anni perché io alleno questi bambini. Ah, sei un allenatore di calcio? Sì, calcio. Ah, allora saluto anch'io i bambini, in bocca al lupo. Sono i miei mini campioni. Stare vicino ai bambini è sempre una cosa meravigliosa. Allora... Chi più sa, più più, chi più sa, più più, chi più sa, più più.